Ciao a tutti, allora in questo video vi parlerò un pochino di pochi prodotti, alla fine sono 5, quanti è? 4-5 prodotti che ho comprato alla Essence e perché non so quanti di voi sanno o sono informati sul fatto che la linea permanente della Essence ha aggiunto un pochino di prodotti, alcuni molto stuzzicanti, tipo ci sono dei nuovi mascara, degli ombretti in crema, dei nuovi lip gloss, poi che c'era? Dei nuovi smalti, insomma, un po' di tutto. E il prodotto in assoluto che più mi interessava era il primer, perché appunto ha introdotto finalmente un primer nella linea permanente. Quindi sono andata allo stand fondamentalmente per il primer, che si presenta così. È molto carina la confezione. I love Stage Eyeshadow Base. Quindi insomma, un classico primer color pelle. Ha il suo bellissimo pennellino, è tipo l'applicatore dei lip gloss in spugnettina, vedete? Faccio uno swatchino per farvi vedere insomma il colore. È color correttore. Non è di quei primer che sono trasparenti, ma è appunto di quelli che colorano la palpebra. La prima volta che l'ho applicato, per pigrizia, ho passato direttamente la spugnettina sulla palpebra, no? E cioè, ho messo veramente troppo prodotto. Mi si è riempita subito la palpebra di prodotto. Dovete essere attente perché ne basta veramente un microgrammo. Insomma, ho fatto un po' un patocco. Avevo tutta la palpebra gialla, insomma, una cosa brutta. Comunque, appunto, ne basta veramente pochissimo. Anzi, penso che meno ne mettete, meglio è. Perché se ne mettete troppo, vi fa l'effetto contrario. Cioè, non dura l'ombretto, vi fa venire le pieghe prima. Comunque, cosa decanta? Decanta for long lasting. Eyeshadow Result, come tutti i primer, insomma, si mette sotto l'ombretto per farlo durare. Sono 4 ml e 6 mesi di PAO di scadenza. Allora, io ammetto di non avergli dato tantissime opportunità, nel senso che non l'ho provato tantissime volte, sulle 2-3 volte, e sono rimasta parecchio delusa, nel senso che mi aspettavo di meglio, essendo i prodotti dell'Essence abbastanza di qualità per il prezzo che hanno, forse avevo delle aspettative troppo elevate o forse semplicemente non ho ancora imparato a utilizzarlo benissimo, forse la quantità giusta, quanto tempo devo farlo asciugare, ancora non ho trovato la giusta combinazione. In ogni caso l'ombretto non mi dura, cioè più di 3-4 ore. Con i tre tentativi che ho fatto, più di 3-4 ore integro, intatto, non durava, poi cominciavano insomma dopo 4 ore a formarsi già delle belle pieghette importanti. E quindi niente, probabilmente vi aggiornerò con un fumetto o comunque nei video futuri per farvi sapere se poi ho trovato il giusto modo di applicarlo. Però insomma, per ora è stata un po' una delusione. Mi sembra che l'ho pagato 2,99 euro, quindi vabbè. Non è che ho fatto chissà che spesa folle, non è il Primer Potion che ne costa 20. Poi cosa ho preso? Ho preso un pennellino perché io ovviamente quando vedo un pennellino da blush, lo sapete, è più forte di me, non posso lasciarlo lì. Penso che ho 8.000 pennelli da blush che non consumerò neanche in questa vita e nella prossima. Però non lo so, insomma, vabbè. È uno sfizietto ogni tanto. E è questa qui, il pennellino, si chiama Essence Blush Brush. E la confezione è così ed era carino perché era di un altro colore rispetto a questo qui. Questo è quello vecchio che molte di voi hanno, eccetera, mi ci sono data benissimo. E quindi appunto ho deciso di provare quest'altro. Vedete la differenza? Questo qui nuovo è un po' più grande, ha un colore più shocking e ha il manico leggermente più lungo, ma proprio di poco. Mi sembra che l'ho pagato 3,49 o 3,99. In ogni caso, vedete, è anche differente la forma, nel senso che questo è leggermente forse più fino, però è angolato, quindi si presta bene se dovete fare un contouring, mettere la terra, eccetera. E devo dire che come questo qui è ottimo, insomma, forse è un po' troppo finarello, cioè avrebbe potuto mettere un po' più di peli all'interno. Però è sempre morbidissimo, è sempre comodissimo perché questo pennello, secondo me, questa forma, queste dimensioni sono perfette, cioè è bello piccoletto, raggiunge bene tutti i punti, quindi lo utilizzerò sicuramente e poi è comodo da buttare in borsa, così da buttare, mi raccomando.
E poi un altro prodotto che volevo assolutamente provare e che vi dirò la verità, ancora non ho provato, è questo qui. L'Essence Studio Nails Better Than Gel Nails Base Sealer. Praticamente questi sono dei prodotti che c'erano già prima. Nei miei video avete visto più volte il top coat, non il base, che sarebbe quello che metto sopra lo smalto e lo fa durare un botto, insomma. E questo qua invece rientra nei base sealer, quindi smalti di base. Però qual è la caratteristica? Che non è trasparente, bensì è rosé, soft rosé. E appunto lo volevo provare per fare la French, perché già queste categorie di smalti, questi qua, i Better Than Gel, sono fantastici. Poi ho pensato anche a una bella base per il French, mi serviva, cioè mi serviva un parolone perché non mi serve niente, ho talmente anticosmetici che non mi servono, però. Però appunto ero curiosa e ancora però non l'ho provato, quindi non so dirvi bene, lo provo adesso, va, già che ci stiamo, lo metto in diretta. È carino, è un bel rosa, somiglia a quello della Kiko che vi ho fatto vedere nel video di poco fa. Vedete, è un bel rosa sul, come si dice, perla, perlato. Veramente bello, mi piace e secondo me verrà un French fantastico, soprattutto perché è coperta al punto giusto. Avete presente quando fate la French e tipo io faccio sempre prima la lunetta bianca, no? E metto uno smalto sopra che però è troppo trasparente, quindi non copre bene troppo i difetti. Preferisco uno che è leggermente più opaco e quindi si vede appena il bianco sotto, però fa effetto tipo gel, no? Mi piace. Vabbè, mi sono capitata. Mi sa che mi sono capita da sola, però vabbè, insomma, avete presente quella cosa là? Ok, andando avanti, un altro prodotto che ho preso è il Tinted. Hai capito? Tinted Turn to Lucky, un gloss che cambia colore. Vi ricordate oggi è, vi ricordate quello della Boom Boom, il gloss che vi ho fatto vedere un po' di volte, che è identico a questo, eh? Cioè, no, identico no, praticamente è più piccolo, cioè tipo così, però il concetto del prodotto è identico, cioè è un gloss che tu metti, ha un colore, poi in teoria dovrebbe cambiare colore nel corso della giornata in base alla temperatura corporea, non lo so, insomma, vedete che c'ho scritto dietro, no? Queste stronzatelle qua, mo mi censura YouTube. In realtà ovviamente non è vero, cioè il colore è uno, non è che vi cambia nel corso della giornata, però il colore che fa è molto simile a quello della Boom Boom, che a me piaceva tanto tanto, e quindi sono contenta che l'abbiano messo nella linea permanente, perché appunto, e poi è quello che ho su adesso, non so se vedete, appunto dovrebbe essere arancione, cioè dovrebbe essere un gloss sul corallo, e su di me sia questo che quello della Boom Boom tornano in questo colore, che è tipo un fucsia, quindi io penso che alla fine tutti, indipendentemente dalla scatola, dalla confezione fuori, tornino fuori lo stesso colore. Se voi lo vedete adesso, l'applicatore è così, appena applicato è proprio trasparente, vedete? Poi gli date un 5-10 minuti e con la temperatura corporea diventa appunto rosa fucsia, eccetera. Mi piace perché è leggermente appiccicoso, quindi dipende da voi se vi piacciono i gloss appiccicosi o no. Ammetto che è leggermente appiccicoso, però dura tanto e mi piace il colore, quindi io lo ricomprerei sicuramente. Questo mi sembra intorno ai 3 euro. Poi vi volevo parlare dell'ultimo prodotto, che in realtà è di una linea, no, della linea non permanente, di una vecchia collezione, però purtroppo spesso da me le OIS trattano ancora per le vecchie collezioni anche dopo mesi e mesi. Quindi magari non so se qualcuno di voi ha pensato di comprarlo, è un prodotto che io non ricomprerei ed è l'Essence Ballerina Backstage Blush in crema, blush soufflé. L'ho comprato un mesetto fa, si presenta così, vi ricordate i blush della Maybelline, i Dream Mousse, com'è? Questo somiglia molto a quei blush lì come consistenza. Molto simile, forse leggermente più cremoso. Diciamo che per me non è un cattivo prodotto, è un nì perché il colore è molto bello, però si vede poco. Sulla mia pelle si vede poco, quindi lo sapete, io amo molto i blush super pigmentati. Questo qui proprio ne devo mettere un chilo per far vedere qualcosa. E quindi in generale non lo ricomprerei. E niente, questo è quanto, lo pagai tipo 3,50 euro. Cioè, come prodotto non è male, si stende abbastanza bene, diventa quasi subito, si fonde con la pelle, però appunto
diciamo che il colore lascia un po' a desiderare. E questo è tutto, spero che il video vi sia servito. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.